Nel video precedente abbiamo argomentato la sottile arte manipolatoria di Palpatine, ponendo in evidenza come il suo inganno più grande sia stato far credere alla galassia che i Sith non esistano da 1000 anni e fossero uno spaventapasseri riesumato dai Jedi durante le guerre dei cloni, riesumato al fine di giustificare una guerra politica e di espansione. Prossimamente approfondiremo anche tale aspetto, ma prima torniamo a parlare delle guerre dei cloni, analizzando i principali eventi che seguono la battaglia di Geonosis, in prevalenza quali visti all'interno della pellicola animata The Clone Wars, il film. Miei Padawan, nella speranza che l'episodio sia di vostro gradimento, vi auguro una piacevole visione. Le guerre dei cloni nascono dall'antico conflitto avuto inizio nella Vecchia Repubblica. Un'era oscura, di guerra, in cui Jedi e Sith si contendevano l'egemonia sulla galassia. Al termine di tale conflitto, i Sith, indeboliti dai tradimenti interni, vennero sconfitti. L'oscuro santuario su Coruscant venne quindi raso al suolo e sui detriti venne eretto il Tempio Jedi, simbolo di pace e ordine, in quella che avrebbe presto preso il nome di Era d'Oro della Repubblica. Nonostante i Jedi credessero di aver annientato i loro avversari, Darth Bane, il Lord sopravvissuto, fondò al contrario la regola dei due, avviando una subdola operazione nell'ombra, volta ad accumulare potere e influenza, necessaria ad organizzare in segreto la loro vendetta, quindi dominare di nuovo la galassia. Ci vorranno circa 1000 anni perché ciò avvenga e nel frattempo i Jedi, nella convinzione di aver vinto sui rivali, diventeranno custodi della pace raggiunta, nonché umili servitori del Senato e del Cancelliere Supremo. Nel 32 BBY, l'ultimo Sith del lignaggio di Bane, Darth Sidious, dimostra come la politica repubblicana sia per lo più corrotta e stagnante, mettendo in luce come i pianeti centrali, attraverso tasse e legislazioni, sfruttino i territori più esterni. Se notiamo, infatti, più ci spostiamo nell'orlo esterno della galassia, quindi più distanti dal centro, più troviamo povertà e sfruttamento, entrambi comodi ai pianeti centrali della Repubblica. Sfruttando la situazione, Palpatine viene eletto Cancelliere Supremo, compromette il progetto Clone Troopers e ordina a Darth Tyrannus, suo apprendista, di muovere le folle e divenire sia portavoce che leader del malcontento generale, lo stesso che nel 24 BBY darà inizio alla crisi separatista. In questo momento, nonostante non vi sia ancora un conflitto aperto, migliaia di sistemi hanno abbandonato la Repubblica al fine di partecipare a una seconda e più recente democrazia, dominata la Confederazione dei Sistemi Indipendenti. A questo punto, Dooku, rifiutando i negoziati di pace proposti pubblicamente dal Cancelliere Palpatine, ha fondato un vero e proprio Stato che potesse affrontare, quindi distruggere, la Repubblica. Da qui il timore cresce, al che il Senato approva una legge che preveda l'affermarsi di una forza militare a difesa dei possibili attacchi separatisti. Tale esercito, come sappiamo, sarà quello dei cloni, precedentemente compromesso dai Sith. La principale oppositrice della legge era Padme Amidala, la quale credeva, giustamente, che la creazione del grande esercito della Repubblica avrebbe portato a un conflitto civile su vasta scala, portando Confederazione e Repubblica a scontrarsi per l'egemonia della galassia. Purtroppo, quanto la senatrice non sa, è che entrambe le file siano mosse dallo stesso Lord Sith, il quale mira per l'appunto a creare una situazione di crisi, paura e guerra, allo scopo di innalzarsi quale eroe e distruggere i nemici Jedi. La guerra ha ufficialmente inizio nel 22 BBY, su Geonosis, atto il quale deturperà per sempre l'immagine dei Jedi, ormai caduti in un sottile inganno dal quale non possono più uscire.
Se pensiamo infatti al dialogo tra Windu e Palpatine, all'inizio del secondo episodio, il maestro Jedi dice chiaramente che in caso di conflitto non ci siano sufficienti Jedi per proteggere la Repubblica, al che aggiunge che i Jedi sono custodi di pace, non soldati. Eppure, guarda caso, il Cancelliere Supremo seleziona proprio loro, quali generali dell'esercito repubblicano, macchiando per sempre l'immagine di purezza dei cavalieri e dando via un conflitto che non possono gestire. I Jedi non possono gestire le guerre dei cloni. A causa del drammatico periodo, i Jedi sono però costretti a rinunciare al loro ruolo di custodi a favore dei gradi militari. Ben presto, senza alcuna qualifica o addestramento, anche i Padawan divengono comandanti e su Kamino, sotto l'attenta supervisione della maestra Jedi Shakti, vengono incessantemente prodotti nuovi lotti di cloni. Nel frattempo nella Repubblica si alza il malcontento. Molti considerano i cloni quali schiavi dei Jedi. Sono quindi convinti che l'ordine stia progettando un colpo di Stato ai danni del Senato. Eppure, al momento, non ne hanno prove e, come già esposto, i Jedi appaiono come l'unica soluzione di pace. Anche i separatisti giocano molto su tale malcontento, portando avanti le retoriche anti-Jedi, quindi sostenendo che i cavalieri sacrifichino cloni, quindi vite umane, a differenza della Confederazione che negli scontri fa uso prevalente di droidi. Tra i separatisti, che ancor più di Dooku odiano i Jedi, vi sono il tenente Ventress e il generale Grievous, ghermiti entrambi da un profondo odio in direzione dell'ordine. La situazione è quindi grave, senza contare che a causa del fallimento Jedi su Geonosis, i quali non sono riusciti a catturare il leader nemico, gli equilibri di potere si siano spezzati in tutta la galassia, portando sempre più numerosi colpi di Stato, crisi politiche e cellule di resistenza volte a operare in azioni di guerriglia urbana. In breve, i cavalieri Jedi, che avrebbero dovuto essere custodi di pace, hanno generato un conflitto su vasta scala, il quale ha provocato ulteriori rivolte, guerre civili e arricchimento delle associazioni criminali. Senza contare che, a seguito di Geonosis, oltre a numerose lune e pianeti, i separatisti hanno conquistato la Cittadella, famosa prigione repubblicana in cui 500 anni prima venivano rinchiusi i Jedi Oscuri, accusati di tradimento alla Repubblica. Con tale conquista, la Federazione volge non solo a dimostrare la sua potenza, ma a lanciare un segnale di rivoluzione in tutta la galassia. La Cittadella è ora un campo di prigionia separatista, un campo di prigionia in cui verranno segregati tutti i Jedi, in quanto ormai ogni singolo Jedi sia considerato dalla Confederazione quale traditore, al pari dei politici repubblicani. Immediatamente, a seguito dello scoppio della guerra, il generale Grievous controlla le principali rotte iperspaziali, dividendo e impegnando l'esercito della Repubblica su più fronti dell'orlo esterno. In tale situazione, il clan degli Hutt, sempre più ricco e provvisto di una propria rete di rotte commerciali, diviene un ambito alleato da entrambe le fazioni. Dooku ordina quindi al proprio esercito di conquistare Christophis, richiamando l'attenzione dei Jedi sul pianeta. Tuttavia, il reale scopo del conte è impegnare gli avversari e nel frattempo rapire il più giovane degli Hutt, Rotta, figlio del boss criminale. Purtroppo, la battaglia su Christophis si dimostra più impegnativa del dovuto. Jedi e Repubblica faticano a oltrepassare gli incrociatori nemici e una volta atterrati in piccole unità, la situazione è ancora più grave. Ventress è stata infatti inviata a ostacolare i cavalieri. Il generale separatista Lossom è intervenuto con battaglioni di supporto e il clone sergente Sleek, disilluso dai generali Jedi in comando, informa in segreto i separatisti dei piani di attacco repubblicani, il che porta al fallimento delle principali operazioni. Saranno il comandante Cody e il capitano Rex a dare avvio alle indagini sulla fuga di informazioni,
scoprendo come Sleek fosse una spia. Purtroppo è tardi, infatti il traditore ha già sabotato il deposito di armi repubblicano, rendendo inutilizzabile gran parte dell'arsenale bellico. Come se non bastasse, il sostegno navale repubblicano viene meno negli assalti separatisti, lasciando Kenobi, Skywalker e l'esercito repubblicano senza possibilità di comunicazioni, rinforzi o vie di fuga dal pianeta. Costretti su Christophis e affiancati da Ahsoka Tano, nuova Padawan di Skywalker, il duo guida l'estremo attacco contro i droidi, portando alla vittoria della Repubblica. Una vittoria amara, ottenuta con la morte di numerosi uomini, la perdita di navi e armi, nonché la completa distruzione di gran parte del pianeta. Per i Jedi è un secondo fallimento militare. Christophis è in rovina e la cattura di un generale separatista non è sufficiente a pulirne l'immagine innanzi all'opinione pubblica. Inoltre, la missione immediatamente successiva è quella di liberare il cucciolo Hutt rapito, Rotta, quindi riportarlo a casa in sicurezza. Ora che i cieli sono sgombri, l'esercito repubblicano può quindi ripartire, lasciando il pianeta in balia di caos e distruzione. Skywalker e Ahsoka si spostano quindi su un altro pianeta, in prevalenza composto da giungle e situato nello spazio selvaggio. Qui, Ventress ha imprigionato Hutt in un monastero, fortificando il settore con due battaglioni di droidi da battaglia. In tale missione, i Jedi sono affiancati dal capitano Rex e dalla sua unità di comando, la Torren Company, plotone interno alla 501ª Legione. Anakin e la sua Padawan raggiungono quindi il cucciolo, venendo tuttavia inconsapevolmente ripresi da una videocamera separatista. Dooku sfrutterà il video per incolpare i Jedi del rapimento, quindi convincendo i clan degli Hutt a valutare un'alleanza con i separatisti. Fatto ciò, il conte ordina a Ventress di riprendersi il cucciolo, quindi l'esercito di droidi riconquista il monastero, uccidendo l'intero reparto di cloni, esclusi Rex e altri 5 sottoposti. La situazione è critica, ma per loro fortuna, Kenobi giunge in supporto, affiancato dal comandante Cody e dal suo gruppo di uomini. Mentre sul pianeta impervia l'ennesima battaglia, Skywalker e Ahsoka, sfruttando una vecchia nave corelliana, salpano con il piccolo Hutt, alla volta di Tatooine, intenzionati a porre fine alla missione diplomatica. Tuttavia, venuto a sapere della fuga del cucciolo, Dooku, attraverso la sua sottile retorica, inganna gli Hutt, sostenendo come i Jedi abbiano rapito e poi ucciso il piccolo Rotta, al fine di sradicare l'impero criminale degli Hutt. Quindi il Sith parte personalmente per assicurarsi che il cucciolo non viva un'ora di più. A questo punto, il clan degli Hutt, convinto dalle parole del Lord Sith, cessa le comunicazioni con la Repubblica e ordina a differenti cacciatori di taglie di eliminare sia Anakin che Ahsoka. Sarà la senatrice Padme Amidala a rivelare l'inganno, quindi a palesare agli Hutt la cospirazione dei separatisti, portando quindi al termine delle ostilità e permettendo a Skywalker di riportare a casa Rotta sano e salvo. Kenobi nel frattempo, vittorioso contro il plotone di Ventress, si ricongiunge con Yoda allo scopo di raggiungere Tatooine e firmare un trattato di collaborazione con il cartello degli Hutt. Nonostante l'apparente vittoria dei Jedi, Sidious non appare tuttavia per nulla preoccupato. Al contrario, la guerra è appena iniziata e i Jedi e la Repubblica hanno dapprima perso il carcere Cittadella, permesso a Grievous di controllare le principali rotte iperspaziali, quindi dividere l'esercito repubblicano in più sistemi. Hanno partecipato alla liberazione di Christophis, lasciandolo in rovina e perdendo un numero elevato di truppe e mezzi nell'intento.
Lo stesso è avvenuto sul pianeta Giungla, in cui un'intera unità di cloni ha perso la vita. Il tutto per firmare un accordo diplomatico con una delle più grandi associazioni criminali dell'intera galassia, famosa per la tratta di schiavi, la privatizzazione dell'acqua su pianeti prevalentemente desertici, il contrabbando, l'omicidio. Insomma, i Jedi in tale situazione non ne escono comunque molto puliti. Anche perché, se ci pensiamo, è stata la senatrice Padme Amidala a scoprire e palesare la cospirazione separatista, non i Jedi. Il che, agli occhi del Senato e della popolazione, appare come un ulteriore segno di come i cavalieri non siano esattamente custodi di pace e non sappiano nemmeno organizzarsi in solide strategie militari. È soltanto l'inizio e la situazione è costretta a peggiorare. Miei Padawan, oggi siamo riusciti a vedere soltanto un accenno delle guerre dei cloni, in particolare l'evento narrato nella pellicola uscita nel cinema The Clone Wars, il film, pellicola composta dai primi due episodi della serie animata, di cui funge per l'appunto da prologo. Mi scuso se in alcuni punti sono magari parso poco chiaro, confuso o gli eventi narrati erano tanti e alternati tra di loro, ma è molto più facile vedere la serie animata piuttosto che raccontarla. Nei prossimi episodi comunque entreremo nel merito della serie animata, cercando di portare a termine tutti i conflitti avvenuti nel 22 BBY. Nella speranza che il video sia stato di vostro gradimento, vi invito a lasciare un mi piace e a condividere l'episodio, oppure a premere un non mi piace e a lasciare un commento che mi aiuti a migliorare. Io come sempre sono Emilio Valotti, che la forza sia con voi!